Jacopo, non hai neppure avuto il tempo di entrare in campo, che sei stato subito decisivo. Parto da lì per raccontare il tuo esordio. Sì, effettivamente è stato un esordio subito che mi ha visto subito chiamato in causa. Dai, per fortuna è andata bene. E quando a 13 anni un ragazzo friulano di giovani speranze arrivava a Ponzano a allenarsi, sognava questo, l'esordio con questa maglia. È arrivato, sono felice, sono contento di non aver preso gol, che la squadra sia uscita, insomma, comunque imbattuta. Una vittoria sarebbe piaciuta a tutti, se non altro perché avrebbe dato ancora più valore ai due pareggi che avevamo fatto in precedenza, però abbiamo trovato un Pordenone che ha fatto una partita, davvero un'ottima partita. È stata una partita aperta, noi abbiamo fatto altrettanto una buona prestazione e quindi ci teniamo stretti anche questo punto. Anche perché è vero, ci abbiamo provato a vincerla fino all'ultimo, ma è altrettanto importante non averla persa, perché tante volte anche questi pareggi possono essere importanti e la continuità è fondamentale in Serie B. Esatto. Dipenderà, questi pareggi assumeranno un determinato valore in base a quello che proporremo nelle prossime partite. Ecco. Se continueremo su questa strada a fare le cose per bene e magari riusciremo a portare a casa anche una vittoria, daremo un valore altissimo a questi punti che, come ci ha detto più volte il mister, non sono persi, ma sono motivo di crescita e sono punti guadagnati. Empoli che adesso si prepara ad andare a Ventelle e poi ad un Tour de Force. Sabato presumibilmente ritoccherà a te, risponderai presente come hai fatto oggi. Ci sarà da prepararsi al meglio per una sfida non facile contro una squadra che al di là della classifica avrà voglia di fare punti. Vabbè, questa categoria per quello che ho potuto vedere finora, cioè le partite sono indecifrabili, cioè tutte le squadre hanno valori importantissimi e andrà preparata come, insomma, come di consueto tutte le partite. Presumibilmente, come hai detto tu, toccherà a me, speriamo che comunque Brigno smaltisca insomma, il Covid alla svelta, perché comunque rimane un punto fermo della nostra squadra e finché non ci sarà lui cercherò, ecco, di dare una mano alla squadra per quanto mi è possibile.